Ho tenuto gli occhi chiusi per troppo tempo e adesso li sto spalancando di botto e mi sento un po' stordita. So che dietro c'è una divinità potente che mi sorregge. Ciao a tutti, streghe e stregoni, bentornati in Accademia. Auguri oggi e Sowin. Allora, per voi oggi ho una sorpresa veramente molto speciale. È una cosa che non mi sarei mai aspettata ora che sono all'inizio ancora nella via di Ecate. Eppure è successo, quindi non mi resta che raccontarvi tutto. Avrete visto quel video in cui vi ho fatto vedere velocemente come si consacra un oggetto alla dea, più nello specifico per quanto riguarda Ecate, però lo potete usare per qualunque tipo di divinità, un rituale di consacrazione base di un oggetto alla divinità. Dopo quel rituale ho deciso di fare una purificazione per onorare appunto la dea. Si potrebbe ben dire che Samhain celebra la dea Crona come una delle due feste principali di Ecate. Naturalmente poi Samhain è tanto altro, ma lei detiene tutte le chiavi del mondo dei morti, che è proprio quello che oggi noi riusciamo a percepire in maniera più intensa, poiché il velo tra questo mondo e quello dell'aldilà si assottiglia. Quindi io che cosa ho pensato? Ho pensato in realtà di fare qualcosa di semplice, andare in mezzo al bosco e percepirla, abbandonarmi a lei. Poi tornando a casa ho sentito che ancora avevo bisogno di lavorare con lei. Perciò ho sentito di fare questo piccolo rituale di purificazione. Ho iniziato la fumigazione con le mie erbe e ad un certo punto poi ho avvertito una grande energia. Sapevo che lei era arrivata e ho continuato comunque il rituale e la purificazione, anche quindi riferendomi a lei, visto che sentivo che lei era presente. Soltanto dopo, quando mi sono sentita di andare subito a rivedere il video che avevo fatto, la registrazione, nell'editing mi è arrivato un pensiero, ho pensato, come copertina di questo video prenderò una frame a caso. Tanto sono tutti uguali, ho pensato. Sì. Allora sono andata lì, ho letteralmente preso un frame a caso e quel frame era questo. Questo è assurdo, è veramente assurdo, perché ci sono i tre volti della dea e sinceramente io non me l'aspettavo. Poi ovviamente sono andata a rivedermi tutto il video praticamente, frame dopo frame, e ho trovato anche altre cose molto interessanti. Vi metterò qui un'altra cosa che ho trovato, che a me, non so voi, sembra veramente tanto la testa di un drago. Che si dice che Ecate comunque voli sui cieli su un carro trainato da draghi. Comunque la cosa che mi ha sconvolto era veramente questa manifestazione dei tre volti di Ecate, perché è veramente assurda. Si vede tutto. Se voi guardate bene questa immagine, vedete addirittura gli occhi, i dettagli, capito? Allora, davanti c'è la dea Crona. Dietro, a sinistra, abbiamo in grande il faccione di quella che a me sembra veramente una bimba. E poi dall'altra parte della dea Crona abbiamo in alto un viso che è quello, secondo me, che è venuto peggio, diciamo così, ma si vede comunque, si vedono gli occhi, il naso, la bocca, si intravede comunque che è un volto, lo si vede bene, della madre. È allucinante, voi non potete capire come sono stata sconvolta. Mi sto riprendendo un po', ma sono veramente sconvolta. Che non me lo potevo immaginare, questa dea è veramente potentissima e ci sono un sacco di aggiornamenti che ancora vi devo fare, non vi ho fatto, ma ogni giorno me ne sta cadendo una ed è allucinante. Credo che questa, anche se ne ho vissute tante, ve ne ho fatte vedere di ogni di manifestazione in questo canale, si potrebbe ben dire, ma questa, proprio perché è sua, per me ha il più grande valore di tutti. Cavoli, e ho appena iniziato,
Ma volete sapere la cosa che veramente mi ha sconvolto? Può sembrare una cosa stupida, ma mi ha scioccato. Mi ha toccato nel profondo. Mi sorrideva. A me! Ragazzi, io per riuscire a estrapolare da me, e spiegarvi tutto quello che sto provando nel mio viaggio appena iniziato con lei. Perché so come funziona e quanto può essere lungo un viaggio con una divinità. Voi lo sapete che ho fatto. Quindi so benissimo che sono all'inizio, ma non mi aspettavo una cosa del genere. Ma quale onore profondo, una manifestazione del genere. Era sicuramente lei che mi diceva: vai a prendere il primo frame a caso, che te lo faccio trovare io. Questo è ovvio. Ovviamente, come vi ho detto, devo affinare le mie antenne per questa divinità perché molto spesso mi fa delle cose allucinanti. Anche per soddisfare il mio bisogno di venerarla, eh? Ok? Ad esempio, mi servono determinati ingredienti e me li fa trovare per fare una cosa per lei, eccetera. Anche di queste cose. È veramente allucinante. Non so se ho reso bene in questo video la grandezza della cosa. E allora ho pensato di fare questo. Non vi lascio solo delle immagini, vi lascio tutto il video, che comunque saranno meno di 3 minuti di video. Ve lo lascio alla fine, così potete vederlo tutto quanto. E se vedete altro, ditemelo, scrivetemelo qui sotto nei commenti. D'accordo? Io so che ne vedremo anche di più di cose sconvolgenti riguardo sia il mio percorso che in generale qui sul canale, perché ogni anno veramente io vi do cose assurde per me, quindi figuriamoci poi per chi mi vede dall'altra parte della fotocamera, giustamente. Che dirvi? Io sono ancora sconvolta, in realtà si vede. Per me è un grandissimo onore. Presto, vi farò vedere quello che ho fatto, perché ho pensato di usare la mia creatività per prendere queste 3 immagini e costruire qualcosa in suo onore. E devo assolutamente farvelo vedere, ma questo in un altro video. Iniziamo alla grande quest'anno, eh? Anche questo Samhain che porti benedizioni a tutti voi, che la Madre Oscura vi accompagni nella vostra via. Onorate gli dèi a cui voi siete devoti e soprattutto voi stessi, perché questa è la nostra notte. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e per supportarmi in questo viaggio magico. E noi ci vediamo presto con altre avventure, altre scoperte, altre lezioni dell'Accademia.